Ciao ragazzi, benvenuti nella Legacy Challenge. Io sono Lorella. Siete pronti a divertirvi insieme a me e alla nostra super simpatica Sally? Se la risposta è sì, allora mettetevi comodi e godetevi la puntata. Cominciamo! Allora ragazzi, oggi è una giornata un po' particolare perché ho aperto il gioco e mi è arrivata una terribile notifica. Già, parlo esattamente di questa. Nalani Mayai dell'unità familiare Mayai è morta. Nalani ha messo un dito in una presa ed è rimasta folgorata. In più Lilibet si è pure fatta la papà sotto. Che bello. Un buongiorno a te e un buongiorno pure a me. Ecco. Sono le 2 di notte, qui squilla il telefono all'impazzata, immagino che sia per dare la notizia di Nalani. Eccola qua. E qua, oh! E qua finisce la serie per mancanza d'attori, va a finire. Vabbè, ma non ci pensiamo e andiamo avanti. Vediamo un po' che cosa combinano i nostri amici. Dormono. Sono le 2, dormono. Solo no, dorme. Senti che sta combinando? Ah, sta facendo il bagnetto da pollo. Mamma mia, le 2 di notte, come gli va? E le piccoline invece? Oh, Gabri ha sbloccato la pietra miliare Ridi. Brava! Senti, fatti chiedere aiuto da lei, se ci riesci. Selina, mi cambi il pannolino? No, non me ne frega niente. Vabbè. Ah, eccola che torna la nostra Selina. Il pannolino? E su, facciamo questo sforzo, va. Oh mio Dio! Ma Daisy, lo spirito di Daisy. Selina, abbiamo un gatto fantasma qua. Che succede? A questo punto approfitta e fatti dare da mangiare pure, va. Vediamo se ce la fa la nostra Selina. No, aspettate. Sì, forse sì. Oh, grazie Selina, grazie per questa fantastica mano. Ah, ma se Apollo... Madonna, poveretta. Io sto facendo fare tutto a Selina per mandare i sedi a dormire. Primo bagno. Ah, ma quindi sta facendo il bagnetto. Bene, direi che per oggi abbiamo finito. E non dimentichiamo, tutto può essere divertente o piacevole se ci si impegna a renderlo tale. Ma mi hai lasciato una ragazzina per terra? Noemi, mi ha lasciato una ragazzina per terra. Madonna. Lavata, pulita, cambiata però. Vediamo se riesco a recuperarla, Noemi, eh. Intanto lei sta tranquilla. Oh, sono spaventata perché ho visto il fantasma di Daisy. Piccola. Perfetto, non se la fila più nessuno lei. È magnifico tutto ciò. Allora, tu stai a letto, perciò dovresti dormire tranquillamente. Ma che è sto casino? No, 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 no. Alt, fermi tutti. Questo ha fatto la pipì. Lei piange, quell'altra sta buttata per terra. E Noè? Allora, calma. Noa, come stai messo col sonno? Benissimo. E vai al lavoro? Tra 5 ore. Vabbè, no, te tocca. Mi dispiace, ma te tocca. Allora, addormenta la tua bimba rassicurandola. Basta dormire. Senti, invece, quando va al lavoro? Ah, fra 2 giorni. Allora, senti, mo l'aggiustiamo noi. Lei per fortuna si è addormentata. Nuovo tratto della personalità. Noa si è sentito travolgere. Oh mio Dio. Da una tristezza irrefrenabile e al momento non può fare a meno di essere pessimista. Accetti il cambiamento? No, questo è già psicopatico. Ma che stiamo a scherzare? Che manca? Psicopatico e pure pessimista. E chi lo regge? Tocca le gallo, tocca. NCS, non ci siamo, no no. Noa, aspettate un po', ha rifiutato un'esperienza dal tratto di scoperta personale. Non gli è sembrato che al momento facesse per lui. Va bene così. Ah, beh.
potrebbe viverne un'altra in futuro. Giovani adulti, adulti e anziani possono vivere un massimo di 3 esperienze del tratto di scoperta personale, che a loro volta possono conferire un nuovo tratto della personalità a un sim o scambiarne uno esistente con il suo opposto. Vabbè, grazie. Allora, Noah, pensa alle tue bimbe, per favore. Ah, bomba triste. Però, direi che a sprazzi sta cosa può bastare. Allora, lei la mettiamo qua, nella giostrina. Nella palestrina. Chi è? Chi è? Questa è Gab. Ale, si sono svegliate tutte e due. Dai, su. Dai, tesoro. No, la metti qui, per favore. Oh, dai. Niente, vabbè, allora lasciamola qui, va. Stanno dormendo, dai, lasciamole stare in pace. No, pulisci. Noah. Noah. Puoi pulire per terra, per favore? No, Ma se ti sei svegliata? Se ti sei svegliata. Ma stai riposata per bene? No, e allora vattene a letto. Vabbè. Noah, mi sei incastrato. Distruggiamo l'oggetto così lo ripuliamo in un batter d'occhio. Dai la palla da pollo così almeno gioca un pochino. Mi sa che si è buggato Noah. Ecco. Ok. Allora lui adesso si va a prendere un bel succo con ghiaccio. Così si tira un po' su per la morte di Nalani. Che peccato, ragazzi, mamma mia. Cerca di avere un figlio con Sedi. Un altro? No. Facciamo raccontargli una storia che è meglio. Hai saputo di Nalani? Oddio, mo manca che questo c'è da fuoco. E poi stiamo a posto. Ehi, Apollo! Ecco, perfetto. Comincio a prepararti per il lavoro, va? Selina McRae crede che Noah Kemp sia in gamba e vuole che diventino migliori amici, ma sì, va. Bene, la reputazione di Noah è buona. Ma qui qualcuno deve sparecchiare, eh? Vabbè, tanto Sedi sta a casa. Scusate, eh. Selina cara, ho capito che sei diventata buona amica di Noah, ma questo non è che ti dà il permesso di guardarlo mentre fa pipì. Sei lì! È mamma mia! Vabbè, Noah, veditela tu. Nel frattempo, Sedi andrà all'altro bagno e si farà pure una doccetta. Anzi, un bel bagno con la schiuma. Buongiorno, buongiorno. No, lavati i denti. Ok. Anche lei è triste. La morte di Nalani ha sconvolto tutti. Mio Dio, che notizia terribile! Sì, ma devo farmi il bagno. Non è che potresti uscire, per favore? Sì, certo. E se ne va da Noah. Come sono i rapporti tra lui e Noah? Cioè, tra lei e Noah? Migliori amici, buona compatibilità. Sono profondamente legati. Ah, lui è legato a lei. Ah, hai capito. Però, bene, bene. Qua la gente comincia a diventare grigia. Ho dei capelli. Ho proprio loro. E non è bello, eh. Vabbè. Ma forse è meglio se ripulisco un po', va. Anche se adesso deve andare al lavoro. Vabbè, gli facciamo ripulire qualche cosa. Oh, lei. Signori, ha un'opportunità. Molto bene. A me sembra che lei avesse fatto un altro video. Può farne uno qualsiasi, quindi semmai le facciamo fare quello. Ok, Noah, sbrigati. Ma quante cose ci sono? No, no, devi andare al lavoro. Vai al lavoro. Pulisce Sedi. Ciao Selina, non è, sono vestiti uguali. Non è che mi daresti una mano a pulire, per favore? Certo, volentieri. Ok, spazzano un po' casa. Mamma mia. Oh tesoro, guarda come dorme. Ecco qua. Nalani, non mi sembra il caso, sei morta. Dai. Oddio ragazzi, mi ero sbagliata, non ce l'ha un video. Vabbè, glielo facciamo fare. Non è un problema. Oh, vedi che carina, lei si occupa pure
Del giardino. Che ci stai a fare? Tu abbiamo pulito noi. Caro Mario, a questo punto vediamo le tendenze, già che ci stiamo. Così almeno. Oddio, ma che cos'è questo che è bellissimo? Ha la bocca di leone. Scusate un po', io non me la ricordavo così bella. Oddio. Vabbè, è luccicante, forse è per quello che è bella, che la trovo bella oggi. Allora, le tendenze. Calma. Qua stiamo parlando di Noah. Discussione stranamente animata. Un artista che usa materiali strani, come l'acqua sporca della vasca da bagno e il latte cagliato, cerca sempre di coinvolgere Noah in una discussione animata. Noah deve argomentare con la sua teoria dell'arte o ignorarla? Considerando che no, è pazzo. Discussione animata. Noah affronta di petto l'artista astratta davanti all'intero gruppo di pittori, dando l'impressione di essere alla vecchia maniera e fuori dal giro. Sì, dal giro, dal giro. Allora, vediamo un po' di tendenza. Vabbè, ci ho avuto un rendimento medio. Consigli di bellezza, video felici, giocosi o consigli di bellezza, vai. Registra un video, consigli di bellezza. Ok, la nostra Gabri ha fatto papà. Che carina. Sono un amore, sono. Allora, Gabri ha bisogno di aiuto. No, Lilibet, scusate. Mi sento un po' abbandonata. No, tesorina. Dove è andata Senina? Non c'è più. Ah, stava facendo giardinaggio con la pioggia. Ecco, invece di guardare il giardino, Sinì. Niente, non può fare niente. Mannaggia i pesci. Lei ne manca un sacco per finire il video. Vediamo un po'. Chiama per un servizio babysitter. Oggi devi lavorare, tesorina, eh? Salve, avrei bisogno di una babysitter per oggi, grazie. Allora, la babysitter arriva alle 12:14, però queste bimbette. Dunque, lei si sente abbandonata, quindi ci prendiamo cura di lei. Oh, il primo sorrisino di Lilibet! Fantastico. Sedi, sbrigati! No, ci ho avuto il crollo emotivo, ma proprio adesso. Mamma mia, 15 ce ne vogliono di babysitter per una giornata così. Una giornata all'insegna dell'allegria proprio, eh? Oh, grazie Selina. Ma la babysitter entra? Perché non entra? Ok, brava, mettila lì nella palestrina e vai. Oh, finalmente ce l'ho fatta entrare da sola, eh? E su. Noemi Longo? Noemi Longo! Ma è Noemi Longo! Quella della serie La famiglia Longo. È una bella serie pure quella, andatela a vedere. È molto carina. Vuole che diventi migliori amiche. Ma sì, dai, tanto. Le amiche col caschetto. Tanto sono carine. Ok, Sedi, tu vai a farti il tuo video, va. Adesso devi ricominciare da capo, bene. Che belle ste cose. Che è successo? Dita di piedi in bocca sbloccata! Brava Lilibet! Dunque, il video lo chiamiamo il rossetto più bello. Un momento, ma lei qua c'ha. Un attimo, fermi tutti. Qui abbiamo il rossetto più bello e il rossetto più bello. Beh, la qualità è di entrambi buona e perciò va bene. Ok, lei sta lavorando e Noah che ha fatto? Conformandosi a idee e argomenti superati, si resta fermamente attaccati al passato. Ah, è teso. E quindi facciamogli contemplare l'arte, va? Molto bene. Vediamo se riesce a salire un po' di livello, Noah, eh? Anche se non ha svolto i compiti. Questi ragazzi si devono rimettere sotto con il lavoro, eh? Con la nascita delle bimbe. È stato un caos.
Allora, io cerco o Noemi o Selina. Ok, vediamo se Selina accorre al grido d'aiuto di Gabri. E Lilibet? Dove è andata Noemi? Qua, eccola. Vediamo se riesce a chiamare Noemi. Dunque, lei ha bisogno di dormire. Io lei non riesce a fare nulla. Forse c'è troppa roba. Non mi pare. Allora, facciamo che adesso risponda ai commenti. Niente, è arrabbiata. Allora, facciamo che il premio lo mette qui e vediamo se riesce a fare qualcosa. Niente. Facciamo che spostiamo pure la lampada. Mo non c'è niente. No, niente da fare. Vabbè, non è il momento giusto. Perfetto. Passo l'aspirapolvere allora, va. E poi ti allenerai un po'. Oddio, poverino. Poverino. Oddio, che succede qui? Allora, Gabri, come sta messa? Ha bisogno di dormire. Lei ha bisogno di dormire e di tante altre cose. Vabbè, però per il momento sta dormendo, quindi lei gli gira proprio male, poveretta. E Noa, lo facciamo ricalmare un po', va? No, Selina, aiuto! Eccola là, si sveglia pure la gemellina. Ale, mamma mia ragazzi, quanto è dura! Lei ha anche fame. E mo la facciamo mangiare un po', va? Le facciamo mangiare uno spuntino così per cena. Biscotti a forma di animali. Prima fa ginnastica e poi. Oddio, qui è un disastro. No, sbrigati a tornare. Oh, di recente Sedia è stata davvero attiva e ne è felicissima al punto che tenersi in movimento è diventato per lei essenziale. Sì, va bene. Ok. Vediamo se funziona poi il video. Ora col fatto che piove è un po' una noia. Ok, questa è la prova del 9. Oh no, non vi abbandonare, Noemi. Proprio adesso mi lasci da soli. Dunque, lei dorme qui, ma io la. No, la lascio dormire perché. Se poi si sveglia, sono dolori. Lei sta dormendo. E a questo punto riprenderò il dipinto che avevo lasciato. Eh sì, direi che è l'unica cosa da fare. Ma come se la cava? Bene, meno male. A questo punto aspetterò la cena. Si è fatto tardi, tanto. Quanto gli piace a Noah dipingere sotto l'acqua. Dai, che entro stasera ce la fa. Su. Ok, dobbiamo sbloccare la pietra miliare e mettiti su a sedere. Ma a queste piccoline quanto manca per crescere? Oddio, manca poco. E non hanno fatto una mazza. Mescono due gnocche, mescono. Gesù. No, come stai messo qua? Gliel'hai fatta? Bravo. Forza. Vendi la galleria d'arte, vai. Perfetto, bravo Noah. Wow, da un ammiratore davanti a sedi, però. Una bella letterina, dopo la leggiamo. Allora, basta, qua ci vuole la terapia d'urto, se no ste bimbette stasera non dormono. Metti giù Gabri, vai. Poi vai da lei e la svegli, vediamo di che cosa ha bisogno. Sul pancino insieme. Olè. Allora aspetta, prima ne cambiamo il pannolino, ecco, e poi facciamo sul pancino insieme. Eh sì, oddio, me l'ho fatta per terra, ma non c'ho il pannolino. Dai, Sedi nel frattempo ancora sta lavorando. Mamma mia che puzza, olè, e vuole dormire, non ci si crede, vuole dormire, lasciamola dormire. Niente esercizio di pancino. È furente, è meglio che le dà una mano. Eh sì, non urlare che c'è tua sorella che dorme. Ah, cambio pannolino disastroso. Beh, eccola là.
Questo non ha bisogno di descrizioni minuziose. Certe cose sono davvero troppo disgustose da spiegare, eh beh sì. Allora, si è svegliata pure lei. Quindi, Noah, metti Lilibet a dormire. Noah è atteso al lavoro per il prossimo turno dopo il suo congedo parentale. Ok, al momento non può chiederne un altro. Andiamo bene, vabbè. Oh, lo spirito di Brooklyn sta svanendo. Ah, bleh, era inevitabile che accadesse, ma Gabri ha causato il suo primo sfacelo. Si spera che il pannolino regga la prossima volta. Eh sì, eh. Oh mio Dio, no, fai qualcosa. Cambia il pannolino di Gabri. Mamma mia, che puzza qui dentro! Ma che è successo? Devo imparare bene a cambiare i pannolini. Adesso proverò con Gabri. Vediamo Sadie come se la cava. Ok. Sadie intanto sta morendo di fame, madonna mia. Mica li vedo bene, sti ragazzetti qua io, eh. Carica il video, vai. Ok, Sadie, il materiale filmato è formidabile, meno male. Adesso le facciamo negoziare pure una gratifica, vediamo che succede. Salve, sto chiedendo per quella gratifica che mi avete detto. Ah, mi sa di sì. Oh, hanno apprezzato ciò che Sadie aveva da dire. Sadie ha ottenuto una gratifica e ha fatto un passo avanti verso la promozione, meno male. Molto bene. Almeno qualcosa va bene. Allora, vediamo in frigorifero che cosa c'è. Butta il cibo avariato innanzitutto. Qui loro come se la cavano? Noah, dai! Forza! Ok, adesso sul pancino. E vediamo che cosa è rimasto qui in frigo, eh. Allora, niente, deve cucinare perché questo scade tra pochissimo, quindi. E ti pareva che dovevo cucinare? Fai il chili, va. Alle 10 di sera, poveretta. Ok, mandiamolo al bagno, poveretto, perché sennò lei è stanca, poveretta. Mamma mia, che disastro! Nonostante la babysitter. Tremendo. Vabbè, un altro incendio e basta. Vai, vai, così ti passa la paura, vai. Che casino! Ah, ok. Allora, facciamo così. Sostituisci e sostituisci. Ah, erano venuti pure i pompieri. Vedi che carini. Una volta, ogni tanto. Allora, Sally deve andare al bagno. Vai. Oh, fammi buttare queste cose, va. Che carini, stanno salvando le bimbe. Sì, ma l'incendio è finito, ragazzi. È finito. Siete salvi. Abbiamo pure ripreso i mobili. Lei come se la cava? Ok, fai una doccia veloce. Oh mio Dio. E poi lei ordinerà una pizza perché non ne può più. Sono sfatti. Oh Dio mio. Lei ha finito? Sì, perfetto. Quindi a questo punto ordina una consegna. Pizza con pancetta, vai. Forza ragazzi, ce la potete fare. Lei è stanchissima, ma sono tutti stanchi. Mamma mia, in tre non riescono a tenere due bimbe. Oddio, è arrivata anche la pizza. Prendi la pizza. Ecco, mettiti a dormire, tesorina. Oh, che mamma va a prendere la pizza, eh. Oh, la ringrazio. Siamo decisamente affamati. Arrivederci. Niente mangio. Ok, il primo bagnetto lo abbiamo fatto. E poi papà ti riporta a letto. Chiama a tavola. Ah, non le sembra vero, poverina. Non ce la faceva davvero più. Avanti, che aspettate? Sì, grazie. Venite a mangiare, dai. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ma loro stanno ancora. Vabbè, devono dormire. Selina? Non gliene importa niente della pizza. Mamma mia, tesoro, che giornata faticosa. Già, non me ne parlare. È da esaurimento così. Ma bisogna dire che sono felice, lo sai? Oddio, lui. È un po' perplesso. E tu, caro, che cosa ne pensi?
Che ne pensa, poraccio? Le bambine li stanno massacrando. E non è che si vedano ottimi risultati, per quanto riguarda la loro crescita. E vabbè. Mangio la pizza, è meglio. Vediamo un po' se ha risolto il problema dei dipinti. Allora, lei, ok, racconta barzellette, completato. Meno male. Oddio, crea dei dipinti il 25%. Povero Noah, mi sa che devi aspettare che le bimbe crescano. E Apollo? Apollo pure, poverino, l'hanno abbandonato. Non ci pensa seri, dai. Mamma mia, che brutta esperienza quella dell'incendio. Io vado a letto allora. Chi è che ha messo la musica? Ma vi prego, che cosa c'è che non va, Apollo? Devi fare la pipì? E vai a fare la pipì? Apollo deve andare in bagno. Ok. Apollo sta fuggendo. No, ma come sta fuggendo? Apollo, ma te l'ho detto, va a fare la pipì. Madonna, ma che è oggi? Ok, ma se ne sta andando alla fine? Vabbè, vediamo se se ne va o se fa i bisogni. Ma intanto non ne può più, se ne va a letto. Basta. Sono stressati da morire. E no, se ne va. Apollo, non te ne andare. Se n'è andato. No. Allora, pubblica avviso sull'animale scomparso, rispondi alla posta e aggiungi una storia su Instagram dove racconti che appunto Apollo è scomparso. E poi te ne vai a letto. Saranno le 5 quando andrai a letto, ma vabbè. Dovrebbe funzionare, dopo l'avviso di sedi tutti dovrebbero segnalare l'eventuale presenza di Apollo, e speriamo. Ragazzi, grazie per essere stati con me anche oggi. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo presto. Io vi mando un bacio. Ciao ciao! Un disastro sta casa con queste bimbe, comunque. Ciao! No! La ciliegina sulla torta. Ale.